Siamo alla terza edizione della gara di tiro solidale, organizzata dall'associazione La Caccia si tinge di rosa, una gara a livello solidale per aiutare una comunità di minori e minori con genitore. Ci sono tanti partecipanti, una gara che per il momento ha un gran successo. Dobbiamo ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuti, tutte le associazioni venatorie. Fino a questo momento abbiamo già raccolto una discreta cifra da donare. Speriamo di avere un gran successo anche quest'anno. E grazie davvero a tutti. È un piacere essere qui a questo evento di beneficenza organizzato dalla Caccia si tinge di rosa, che per noi di Caccia Village sono delle amiche e anche delle nostre espositrici, quindi è un grande piacere stare qui con voi e mi auguro che tante persone verranno oggi qui a Spoleto a questa bellissima manifestazione. Un'altra manifestazione importante, abbiamo preso parte come sponsor, non potevamo di certo mancare. E questa manifestazione è stata organizzata dalle ragazze La Caccia si tinge di rosa, un messaggio importante nel nostro mondo per far vedere che anche il settore femminile è in espansione. Ben organizzata, tutto si è svolto con serietà e soprattutto nella massima sicurezza, che queste sono le radici di quello che siamo. Pertanto direi che sono molto soddisfatto di aver partecipato e di aver avuto l'opportunità come sponsor di partecipare a questa bellissima iniziativa. Ringrazio tutte le ragazze che mi hanno dato questa opportunità e sicuramente non mancheremo al prossimo appuntamento. È un grandissimo onore essere qua come showman e essere testimonial di questa grandissima e bellissima manifestazione con queste bellissime persone di cacciatori e cacciatrici. In questo contesto molto bello, con questo campo magnifico, è stato un onore esibirmi di fronte a tutte queste persone che sono venute a vedere il mio spettacolo. Un grazie. Buonasera, è stato un piacere aiutare queste simpaticissime ragazze in questa manifestazione. Io produco cartucce e sento che stanno sparando. Per questo evento abbiamo prodotto una cartuccia particolare con dei colori rosa, come appunto la manifestazione, questa bella manifestazione. A questa gara ha partecipato come sponsor anche l'allevamento amatoriale The Prince,
con i suoi restoni Bragiuri. Il restone Bragiuri è una razza di cani antichi, venivano considerati i cani da pagliaro, venivano utilizzati per tutta la caccia e servivano proprio perché portavano a chi andava a caccia più selvaggina possibile. Questi cani in questo momento sono appoggiati da un gruppo che si chiama GAR, gruppo amatoriale Restone, che sta cercando il riconoscimento di questa razza da parte dell'ENCI. Ringrazio chi ha lavorato per il GAR e chi, Alessio, che ci ha dato una sponsorizzazione a noi dell'associazione La Caccia si tinge di rosa, e chiunque oggi ha fatto parte del nostro team per questi bambini dell'associazione UFFA. Oggi siamo a questa bellissima manifestazione delle Quota Rosa. Oggi uno non è uguale a uno, oggi è uno uguale a 50. Siamo queste bellissime donne che hanno fatto questa gara, che saranno la nostra avvenire, perché sono madre, mogli e tutte queste qui, educheranno i loro figli a questo bello sport e questa passione. E io devo dire grazie e sono fiducioso di loro. Immensamente felice di partecipare a questa manifestazione delle Quota Rosa, che sono secondo me il futuro. Penso che il mondo femminile sia molto importante, importantissimo addirittura per una qualifica, un'etica del mondo venatorio. Io in sezione sono contentissimo di avere 4 donne consiglieri, fra cui la Claudia Ferracchiato, che è una delle organizzatrici dell'evento, e ho addirittura un vicepresidente donna, che è la Maria Rita Zengoni, assessore al comune di Spoleto e cacciatrice, federcacciatrice. Ben vengono questa iniziativa e spero che il mondo rosa, le Quota Rosa, si sviluppino sempre di più. Dato il grande successo che abbiamo ottenuto fino adesso, già abbiamo stabilito le date per la quarta edizione di questa gara solidale.
Ringrazio ancora tutti i partecipanti, perché noi della Caccia Si Tinge di Rosa siamo convinte che la caccia è anche solidarietà.